Quante belle armi che ci sono qua dentro. Allora, amici, noi oggi siamo in un'invasione zombie e dobbiamo stare molto attenti anche perché poi il sole è a metà. Mannaggia a noi. E praticamente ci dobbiamo muovere perché gli zombie arriveranno da un momento all'altro. Quindi andiamo, prendiamo queste armi. Allora, io vi ho messo un po' di caricatori. Prendete solo un'arma e prendete tutti i caricatori, ovviamente, perché ci servono. Praticamente queste armi qua ci serviranno per difenderci da tutti gli zombie, perché ne arriveranno orde su orde su orde, tantissime. Ma Infatti quando? dobbiamo La stare. notte? Sì, la notte arrivano molti zombie praticamente. Quindi dobbiamo già andare a prepararci a fare una sorta di mini base. Nick, forza, che Ah, cosa stai ok. facendo? Prendi il Vieni! legno? Sì, allora io in realtà ne ho già un bel po'. Però sicuramente Ah, beh, legno può allora. far comodo. Quindi venite con me, però, perché la base la faremo da questa parte, secondo me. Ok, va bene, va bene. Dobbiamo prepararci, ragazzi, perché è pericolosissimo. Perché voi non avete la minima idea. Infatti, dopo vi farò vedere quando arriverà, diciamo, la notte, la paura. Oh, qua ho trovato un pollo. Questo lo possiamo uccidere. Oh, yeah, ho No, ucciso un pollo con ma un'arma. poverino, ho sentito il colpo. Lo so, ma guardate che Già. fa bene uccidere i Ma pollo. sei un assassino. Prima di tutto mi dissocio e poi dopo fa bene uccidere i polli, ma su Minecraft, chiaramente. Ecco, specifichiamo che altrimenti Esatto, alla insomma, fine. altrimenti Prendo la il fine è aperta. legno. Vai, prendi questo legno magico e bellissimo e Ho fatto lecchiamolo una tutto. crafting table. Tengo, Ok, bene, vengo. bene. Certo che non credo che la crafting table in questo mondo serva molto, però forza, Vabbè, venite. però una spada. Ok, Cioè, non so sì. quanto serva, però. Non ne ho idea la più pallida minima. Però forza, Nick, lasciamo perdere gli alberi che non servono a niente. Qua dobbiamo stare sull'attenti tutti quanti. Hop, 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 hop. Oh, Oh, aiuto. hop, 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 hop. Dovete venire se io faccio. Mannaggia. Se Sto io facendo le faccio hop, cose. hop, No, hop. aia! No! Dovete venire. Ok, bene. Vieni, Oh, povero, ma cosa vieni. me ne frega? Ma vabbè, È un dai, va bene. coltellino, è un coltellino. Sì, un coltellino, certo. Molto buono questo Può coltellino. servire, Sì, dove stai andando? eh? Ah, a prendere la Riprendo la crafting cesta. table. Ma perché questo qua pensa di fare una vanilla? Ma che caspita pensi? Forza, Non è vero, vieni. no, non mi sparare che sto morendo. Dobbiamo muoverci assolutamente perché mangia se stai morendo, ovviamente. Nick, Non che so cosa stai? fare. Se Non ti fa vedo ancora. niente. Oh, se ti vedo ancora una volta che stai indietro, io ti uccido, ti sparo sulla gamba, poi ti sparo sul pisello e poi dopo ti sparo in testa. No, E poi è cosa? terribile. È Mi terribile. dissocio. Muori tu, pollo. No, Ma cosa il pollo? No, dobbiamo mangiare qualcosa, no? Quindi dobbiamo. il pollo, Noi abbiamo già questo cibo, però no. insomma Aspetta, ma dobbiamo. abbiamo in realtà già cibo, cioè l'hai ucciso No, inutilmente. perché dobbiamo avere, cioè non è che ci basterà per sempre questo cibo, dobbiamo stare attentissimi perché Oh, un magari vogliamo pure. deserto! Ho visto, allora, questo deserto vogliamo capire un attimo cosa farà. Nel senso che magari nel deserto i zombie, io so che in generale i zombie cattivi sono molto più cattivi, appunto. Però io direi che la casa la potremmo costruire da questa parte, tipo in quella montagna lì davanti, la vedete? Chi è che ha sparato? Allora, amici, siamo arrivati dall'altra sponda, ovviamente. Guardate qua che cosa c'è, eh? Vi Una piacciono queste montagna. cose? Una montagna. Sì, però questa montagna va scavata all'interno. Quindi ho creatore Partiamo del mare. subito. Partite, partite. Io Partiamo. intanto. Non c'ho legno, mi serve legno, non c'ho legno, Ce mannaggia. l'ho io, tieni, tranquillo. Grazie, grazie, caro. Sono un Adesso. autonomo. Sì, sei auto. Tu Veloce. parla bene, scandisci bene le parole perché non si capisce niente di ciò che dici. Ah, ok, scusa. Io ho Ok. legno. E poi rispondi subito, se no non si capisce comunque niente. Ma davvero, Nick, stai concentrato, ripeto. Stiamo attenti, la notte sta arrivando. Guardate lì davanti, c'è il sole che sta Oddio, no. scendendo. Lo so, ma adesso dovremo andare a sconfiggere gli zombie e ci dovremo proteggere. Questa notte chissà che cosa ci porterà davanti. Ma poi guardate, io sto vedendo tipo la montagna, quella là davanti, che è molto strana, è tipo tagliata a metà. È come se ci fosse stato qualche zombie che magari l'ha tagliata, non lo so. Forse mi sto inventando qualcosa, ma mi sembra un po' tutto quanto strano in questo Aspetta, mi sa io posto. che t'ho perso, non ti vedo più, Ah, lo so, aiuto. tranquilli, tu voi pensate a tagliare la montagna, a scavare la Va montagna. bene, va bene, io scavo. Poi per il resto ci penso io. Perché io qua voglio vedere gli zombie. Anzi, venite anche voi. Dove Vi sei? porto io, vi Aspetta, porto io. aspetta, 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 Dobbiamo vedere bene quando. Ah! C'è un'aquila, io ho sentito un'aquila. aiuto. Ne Beh, sono le abbastanza aquile non certo. attaccano in teoria. No, Eccoti! però. Ciao, Ciao! ciao, dove sei? Eccoti qua. Ciao! Qua Allora, sopra. venite, dobbiamo andare un attimo a una scoperta perché dobbiamo capire quanto siano pericolosi questi zombie. Ok. Perché ve ne verranno orde su orde, tantissime, tantissime. E parla forte che non ti sento qua nel deserto, imbecille che non sei altro. Usa. Ok, allora, forza, pronti, venite qua, oh creature. Sull'attenti, hop, hop, hop. Adesso Ah, dobbiamo ci stare sono, ci sono. attentissimi. Nick, Io non devi vedo stare nessuno, però. sull'attenti. Ok, aia. Stai sull'attenti, ho detto, imbecille.
No, non così, sulla tenti nel senso dritto, invece. Mamma mia. Smettila di saltare. Ma io veramente, ma non so, ma cioè, ma ci sei? Allora, stavo dicendo, praticamente qua dobbiamo stare attenti. Adesso arriveranno gli zombie. Quindi venite insieme a me. Dietro però. Ok. Piano. Va bene, va bene. È tranquillo, dobbiamo sconfiggere. Ma non dovremmo farci una base? Oddio, guarda, ecco. Davanti a noi. Non hai iniziato a fare una base. Cioè, tipo, non hai scavato davanti, scusami. La montagna. No, abbiamo fatto solo una. Cioè, abbiamo solo scavato della pietra. Ok, dopo entriamo dentro. E poi sì, la base la faremo più in là. Adesso okay. Usciamo questo zombie. Che è lo zombie del deserto. Guardate, si è scomposto tutto quanto. Perché l'abbiamo messa. Oddio. Ucciso malissimo. Lo so. È fighissimo. Guardate là davanti. C'è tipo quello zombie là che adesso. Mannaggia, sparerò. L'ho preso. Avete sentito? C'è un lupo. Io sto sentendo un lupo. No, per ma che brutto. Io non li sento. Lo so, ma questa paura adesso continua a salire. Però dobbiamo stare tutti quanti attentissimi. Perché... Ma poi è pieno di mostri, cioè ragni, creeper, no. È un po' pericoloso stare qui fuori. Sì, abbastanza, ma dobbiamo difendere. Fermi tutti, sennò non si sente niente. Dobbiamo difendere questa base, la nostra base. Quindi, forza. Ma non l'abbiamo ancora. Cos'è che non abbiamo? Cioè, vabbè, non abbiamo ancora la base, però almeno abbiamo scavato qualcosa, dai, su. Sì, poi, sì, dai. Comunque, se è pieno di cose qua in giro, non possiamo farci niente. Oh, guardate là davanti, ci sono... Per passare la notte? Non ce l'abbiamo. Il letto... No, non ce l'abbiamo. Ma poi, comunque, dovremmo dormire a volte. Però, comunque, mi sa che questa notte non ci riusciamo nemmeno. Ma sbaglio, su questa sabbia si corre male, scusate. Sì. Secondo me perché stai tenendo l'arma in mano. Attenzione, avete sentito questo zombie? Stava. Ma che caspita sta facendo? Ma è impazzito. Vabbè, comunque, non lo so. Ad ogni modo, guarda, Nick, che tu dovresti parlare più forte. Ah! Senti. Muori, schifoso! Muori! Ok, perfetto. Siamo attentissimi, avete visto che è pericoloso. Ok, beh. Forza, entriamo dentro la base. Ragazzi, ho visto una cosa terribile. Cosa hai visto? Lo squalo. Dove sei? Aiuto, fermi. Diciamo. Tranquilli, allora, praticamente ho visto questo zombie che, cioè, quello zombie là che veniva ucciso da uno squalo. Cosa? Oddio. No, stanno arrivando gli zombie, dobbiamo chiudere. Dobbiamo fare anche di più. Vai, entrate, chiudo io. Non è vero, non c'ho blocchi. Un po' sì. Ok. Ne ho solo due io. Facciamo così, non parliamo mentre spariamo perché non si capisce niente. Forza, lo squalo sta morendo. Vabbè, lascia stare. Lasciamo perdere. Cosa mi sta picchiando? Chiudi. Vieni dietro. Via. Ti sto picchiando. Nick, cosa stai? State sentendo tutti questi rumori? Sono rumori provenienti dall'esterno. Sì, allora siamo riusciti assolutamente a fare tutto. Abbiamo bloccato tutte le parti qua. Vedete, questa caverna, questo posto ormai, questa base potrebbe anche essere nostra. Potrebbe diventare la nostra base praticamente provvisoria o per sempre, non lo so. No, diciamo provvisoria, un po' bruttina, ecco. È un po' bruttina, ovviamente, poi dopo la miglioreremo sempre di più. Intanto però guardiamo fuori se ci sono altre cose. Per esempio, ci sono tanti. Via! No, esci, non ti mettere mai più davanti. Oddio. Non ti mettere mai più davanti tu, Nick, chiaro? Ah, ok. E concentrati, mannaggiate, ma che caspita stavi facendo? Mi prendo con nonno per quello. No, ti eri messo tu davanti, che caspita parlo con nonno. Comunque, dove dobbiamo andare? Dove? Prima non lo so, non ho idea. Perché un piccone. Qua dobbiamo assolutamente far qualcosa. Cioè, nel senso, non possono sempre metterci i piedi in testa questi zombie. Ecco, un piccone di pietra. Dobbiamo trovare del ferro. Grazie mille, l'ho fatto io, però. Subito. Cattivone. Adesso, forza. Ah! No, cosa hai fatto? Oddio, aiuto. Ok, state attenti. Ho chiuso. Ok, io direi di uscire fuori perché è giorno. E guardate che cos'è sta nebbia? I zombie non bruciano al sole, la nebbia, non lo so, io non la sto vedendo. I zombie non bruciano al sole, mannaggia questo scheletro schifoso, stupido, ignorante, cattivo. Ok, perfetto. Ci sono dei creeper. In questo mondo, diciamo, gli zombie non Correndo, attento. Oddio. Scusatemi, ma queste armi comunque fanno troppo casino. Non parliamoci sopra quando ci sono le armi, perché già da solo non mi capisco. Poi figuriamoci. Io direi proprio di non parlare. Ok, va bene. Quando spariamo non parliamo. Esatto, perché sennò è un casino totale, non si capisce niente. Raga, cos'è sto suono? Sto sentendo orde di zombie che bruciano. Ma voi sentite gli zombie? Sì, è un macello. Sì, è vero. Ma stanno bruciando, giusto? Non si capisce. Ma dove sono? Quando io... Allora, scusate, potete concentrarvi a parlare piuttosto che a fare altro. Forza, concentriamoci. Perché qua dobbiamo proteggere la nostra zona, il nostro posto. Non dobbiamo permettere a quegli zombie schifosi di distruggerci. E poi dovremo mettere tipo delle protezioni intorno alla base. Perché altrimenti qua ci moriamo sempre. Cioè, nel senso, non sopravviviamo in questo mondo così crudele. Cos'è?
C'è Nick che sta prendendo fuoco. No, come? Nick, scappa, 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 scappa. Non lo ma so. Cos'è? Scappa, cos'è? Scappa, Nick, scappa, vai via. Vai via, vai in acqua, vattene, vattene. Dall'altra parte. Aia, aia. No, anche a me, anche a me. Ok, via, mi sa che dobbiamo andare via dal deserto. Sì, no? Sì, mi sa che c'è allora, un mostro un po' monello. Ma perché ci sono mostri invisibili qua. Cioè, questa sì, è la cosa incredibile. Allora, cerchiamo di entrare dentro, forza. Venite da me, forza. Ok, no? Ok. Perché se stiamo qua, mi sa che moriamo. Eccoci, anche da me, porca miseria. Attento. Spara a caso. L'hai ucciso. Sai che l'ho colpito. L'ho ucciso. Ok, perfetto. Vieni. Venite. Non sta. Arrivo. Ok, non so come hai fatto, nonno. Tu sei un pro del cecchino. Perché riesci. Caso. Ok, a caso, va bene. Ah, però... ok, vabbè. L'importante è che ce l'hai fatta. Esatto, devo dire che ce l'hai fatta e quindi siamo salvi. Quindi venite, esatto. Forza. Non... allora, io direi che il mondo esterno è completamente difficile da sopravvivere. È molto, molto pericoloso. Moltissimo. Troppo. Sì, troppo. E veramente, non... come caspita facciamo? Poi guardate, lì in acqua ci sono squali strani. Se vedete, se io gli sparo a questo squalo, cos'è che succede? Perché... oddio, è vero. Avete visto? Sì, prende danno. Se vuoi faccio danno. Da esca. Prova, vai nonno. Nick, smetti di sparare. Mi sa che Nick l'ha ucciso. No, non l'ha ucciso, è lì no. Davanti. No, hai ragione, non lo vedo anch'io. Allora Nick, facciamo così che non spariamo tipo a caso, perché ovviamente poi dopo è un casino. Perché no. Già io non mi sento. Cioè, lo squalo non mi vuole. Per un altro squalo qua l'ho ucciso. Mi spiace, povero. Non mi squalo. Vuole. Come non ti vuole? Vai più avanti. Ho un po' paura però, perché se mi uccide è un po' faticoso. Vabbè, se ti uccide fa niente, cioè dai, non ti uccide. Oddio, stanno combattendo due squali. No, vabbè, che robe. Oh mio Dio. Anche morto. Sì, però, vabbè. Nick. Niente prova a squalo. Adesso uccido Nick, perché è cattivo, ma perché bersaglio. Sei andato là davanti? Volevo vedere come si amavano quei due tizi, vabbè. Si sono ammazzati. Sì, lo so. Qua anche le acque sono pericolose, come ben vedete. Là c'è anche tipo una barriera corallina. Boh, è completamente strano questo mondo. Però è molto bello da sopravvivere. Quindi forza, entriamo in casa e cerchiamo di trovare una soluzione per poter sopravvivere di più e per poter, insomma, okay, trovare delle difese. Riesco a entrare, ok. Troviamo delle difese a tutto questo mare di robe brutte.